Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi primo video con lo sfondo un po' più natalizio, siamo entrati nel mood e sono proprio contenta quest'anno di come stanno venendo le decorazioni, anzi sono quasi terminate e prestissimissimo vi vedrete anche come quest'anno abbiamo addobbato appunto la casa, come abbiamo fatto l'albero e appunto come ho deciso di addobbare casa. Sono felicissima perché tante di queste cose vengono da tanti negozi diversi, non mi sono affidata soltanto ad uno. E poi più che altro tante cosine sono state inventate, tra virgolette, da me, nel senso che comunque alcune sono dei do it yourself e quindi insomma sono contenta che sono cose particolari, particolari, insomma non è che ho fatto chissà che cosa, però sono cose che ho solo io, comunque ho composto io, insomma ne sono proprio tanto 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 contenta e non vedo l'ora di farvi il video, perché comunque ancora c'è tempo, si può ancora magari mettere quell'aggiuntina in più. Allora, veniamo al video di questo mese. Sì, veniamo al video di oggi, che è il video moda healthy lifestyle e del mese di novembre, che per chi mi vede per la prima volta, insomma, è un video che ci siamo inventate io e Mena, ragazza che fa il video in collaborazione con me ogni mese. Trovate il link gemello al suo video e link diretto al suo canale qua sotto giù nell'info box, e comunque la trovate qua su YouTube come OnlyMegan17. In estate ci siamo messe là un po' a pensare così a un video carino che potevamo fare sempre insieme, e così abbiamo costruito tra virgolette questo tag fatto di 8 domande molto molto carine. Siamo felicissime, comunque insomma sono felicissima, parlo intanto a nome mio, che stiamo vedendo, vabbè, sto vedendo questo video su tantissimi canali, ne sono proprio contenta perché è una bella soddisfazione sapere che insomma vi stia piacendo il nostro video. Partiamo dalla prima domanda, che è abbigliamento e accessorio del mese. Allora, come capo di abbigliamento vi faccio vedere questo che sta spopolando ormai su YouTube, so che se l'è preso anche Mena e mi ha contattato anche Eleonora, Eleonora BS, un bacio anche a te tesoro. E io ho preso una taglia S di questo qua, ve l'avevo fatto vedere in un video haul. È veramente stupendo, splendido, è un color rosa tenue, con questo cuore pieno di paillette dorate, però è un oro bello perché è un oro luminoso, non è un oro troppo giallo e mi piace veramente tantissimo. E stavo dicendo a Mena che boh, come se fosse andata via la parte un po' più pizzicorina, perché comunque insomma non era, cioè pungeva un pochino, solo che l'altra volta l'ho messo solo con la canottiera sotto e sono stata benissimo. E su online lo potete trovare a 10 euro, io l'ho pagato 20, ma bellissimo, ne sono proprio proprio contenta. Mentre l'accessorio del mese, che va insieme quest'anno al prodotto di bellezza, che sarebbe la seconda domanda, le accomuno, le accorpo, vi metto questo utensile qua, che è il pesciolino per i capelli. In particolar modo questo deve essere quello da 15 centimetri totali, forse, insomma è bello grande e io lo amo tantissimo. Non che non lo conoscessi, è una delle cose più vecchie del mondo, come quando le pinze, quelle di plastica classiche, insomma questo è un evergreen, c'è sempre stato e sempre ci sarà. Però quest'ultimo mese l'ho proprio risfruttato tantissimissimissimissimo, perché lo trovo utilissimo per andare in palestra, ma anche per fare un'acconciatura veloce ma carina. Se riesco vi faccio vedere anche come. Ah, se vedete qua una macchiolina è che mi sono bruciata con la piastra sabato, anzi col ferro, mentre mi stavo girando un tutorial che vedrete a breve anche quello, e vi faccio vedere come faccio io. Io mi prendo i capelli, quasi tutti i capelli, lasciando una porzione qua sotto. Metto, vabbè, il pesciolino normalmente. E poi qua sistemo le ciocche in base a se la voglio più o meno gonfia, più o meno tirata. In questa maniera il ricciolo qua non si
non peggiore, insomma, non viene brutto e viene un effetto bellissimo a cascata. Magari tiro qualche ciocca in questa maniera e questo è l'effetto. Capelli da pazza oggi. Comunque, l'accessorio del mese è sicuramente questo, straconsigliato alle ricce e comunque a quelle, quelle ragazze che hanno i capelli lisci, ma ripeto, noi ricce si nasconde meglio e quindi è molto molto carino. Poi, cose di casa. Allora, sicuramente i mobili nuovi che avete intravisto in qualche blog, sicuramente. Poi c'è la cassettiera Alex, anche quella l'avete intravista. Sì, e poi ci sono tutte le decorazioni che abbiamo comprato in vista del Natale, però forse queste rientrano più nel mese di dicembre. C'è una cosa ulteriore che avevate visto sempre in un video blog ed è questo set di tre panni ballerina, l'originale, microfibra professional, tre tessuti per differenti superfici, vetri, polvere e cucina. Ve l'avevo già fatto vedere in un blog. Però adesso insomma è proprio la cosa di casa, diciamo, del mese insieme ai mobili nuovi. Mobili nuovi, vabbè, sembra che abbia rifatto il salotto per intero quando insomma sono giusto qualche tocco in qua e in là. Vi faccio vedere questo qua che si intona perfettamente per la polvere al mio laccino, alla mia maglia e a tutto. È quello per la polvere, insomma, che è fantastico. La cattura, a parte morbidissimo, però la cattura veramente in modo perfetto. Ne avevo altri di panni microfibra per la polvere, però non erano buoni tanto quanto questo. Poi anche quello per la cucina mi piace, quello per i vetri, un po' più unni. Tasto dolente 4, schifezza contro cibo sano. Oh mio Dio. Allora, ben mi sta perché vi faccio vedere tutte queste schifezze che mi mangio e sono ingrassata. C'è una ragazza oggi, ho letto il commento, mi ha detto sarai 56 kg. Fossi 56 kg sarei, penso, così veramente. Sì, sono magra, non così tanto come credete. Devi salire di non so quanti chili per arrivare al mio peso, ma comunque. Andiamo a farvi vedere le schifezze che trovo qua dentro. Che come schifezza in sé per sé ho trovato questo Choco Sticks perché me li metto da parte perché poi me ne dimentico. Quindi ci sono questi, poi i datteri perché li ho iniziati a mangiare a novembre. E poi una schifezza che in teoria non sarebbe una schifezza, è anche un prodotto biologico, c'è scritto. Sì, dietro c'è scritto prodotto biologico, sono questi. Tipo tarallini al camut, sono fatti arricciati. Vedete, sono questi qua. Io li trovo all'Esselunga. Si chiamano Tostarelli Pan Camut della marca Biscopan e sono appunto un prodotto biologico. Scusate, ma c'è il sole e come vi ripeto sempre in inverno il sole è così. Quindi sì, sono questi che ho smesso assolutamente di mangiare. Facciamo 2 settimane di depurazione in vista delle feste di Natale, se no veramente già non mi stanno più varie paia di pantaloni. E mena ne sa qualcosa perché alla fine c'ero entrare, riuscita ad entrarci, però non respiravo e quindi me li sono dovuti togliere. Pantaloni in cui io stavo tranquillamente comoda, quindi credetemi se vi dico che sono ingrassata. 4. Poi abbiamo mangiato le fave secche sgusciate, buonissime, fatte con un filo di olio, sono buone anche se ci si aggiunge un po' di pancetta, molto 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 buone. E poi questa zuppa contadina per ribollita pronta in 4 minuti, un prodotto facile e veloce. Ovviamente queste cose sono il prodotto sano del mese, le fave secche che si dovevano far ammollare e poi cuocere, ma cioè le lasciate ammollare e poi dopo per cuocerle veramente in 10 minuti. Mentre questa zuppa di zerbinati, zuppa contadina per ribollita, la trovo nel reparto fresco dell'Esselunga, tra le cose fresche, insomma non è surgelata. E la rovesci direttamente in una pentolina, la lasci riscaldare appunto 4 minuti da quando vai in ebollizione e c'è la ribollita. Io avevo tostato le fette di pane, messe tipo ai lati oppure sotto, poi tutta la ribollita sopra e un filo di olio a crudo, veramente buonissima. Era in offerta, quindi questa assolutamente. Poi domanda numero 5, che se non mi sbaglio appunto è la bevanda del mese, che ho anche terminato.
ed è il caffè per latte Nescafè. Ci si fanno circa 40 tazze e questo qua l'ho utilizzato anche per fare il, come si chiama? Scusate ragazze, mi leggo i capelli nel frattempo, per fare il tiramisù. Non riesco a vedere. Mamma mia ragazze, ce la posso fare a terminare. Vi stavo dicendo che appunto questo caffè per latte della Nescafè è comodissimo. Io l'ho utilizzato anche appunto per fare il tiramisù, quindi da utilizzare con l'acqua. È solubile, è molto buono, nel senso che insomma mi piace, ha un buon odore e l'ho anche già ricomprato. Questa boccetta in vetro, come potete sentire, penso di tenerla, tolgo il tappo, tengo questo contenitore e boh, mi inventerò qualcosa. Può darsi che sarà là un anno, però quando mi viene la genialata, ce l'avrò disponibile. Nel frattempo sta cambiando la luce perché è andato via il sole. Luogo del mese è il salotto, assolutamente il salotto a novembre perché è stato un mese dedicato moltissimo a questa stanza. Ma io ho saltato una domanda. Salotto e studio, dov'è la domanda? Ah no, non l'ho saltata. Momento relax versus momento panico, il numero 7, che è fondamentale questo mese. Perché il momento panico lo avete vissuto anche voi in parte, perché è una giornata di un vlog che vi ho registrato, vi lascio la playlist dei video un giorno con l'Ale qua sotto giù nell'info box, così andate a dare un'occhiata. Dove praticamente adesso la dicembre sta toccando all'altra stanza, l'ultima che rimane, anche perché non è che vivo in una reggia, quindi la casa questa è. E oddio, in quella stanza, che macello! Perché il momento panico è stato nel senso che mi sono ritrovata a dovermi rapportare con cose buttate a caso nel corso di ben 4 anni da tutti e due. Un po' erano a volte state sistemate, ma poi erano sempre state spostate e ributtate, se ne erano aggiunte altre pile, lampadine per tutta casa, cose per i viaggi, cioè che tipo cuscinetti, cose del genere. Poi un ombrello rotto, i quaderni, i libri del fitness di Nello, i manuali, le mie cose dell'università, agende, agendine, fogliacci, scontrini. Oh mio Dio, mi sentivo soffocare. Penne, ho perfino buttato via tutte le penne che non funzionavano, le ho viste, le ho guardate, le ho buttate via. Cioè, ogni tanto fa bene fare questa cosa, ma questa cosa era proprio particolare per me, perché non si tratta, tipo l'anno prossimo, di dire faccio un po' di pulizia. No, era una cosa che noi quando siamo entrati in questa casa era mezza vuota e poi via via abbiamo iniziato a dire qua ci metto questo, in questo mobile ci metto quest'altro, però non avendo avuto una sistemazione definitiva perché compravamo i mobili un po' per volta, le cose venivano spostate, alcune rimanevano lì, altre per pigrizia perché siamo due disordinati di prima categoria e lo sto ridicendo tuttora. Mai più nella vita un casino del genere. Infatti adesso sono nell'ultimo mese, sono molto più brava, sono molto il momento molto relax, niente, momento di bravura, che sto migliorando, non sono precisissima perché infatti mi devo mettere a fare il video, c'era un po' di confusione e non avevo messo a posto, ho detto no no basta, c'è da mettere a posto perché così non ci si può stare. Cioè, fin tanto che sono due cose buttate da una parte, ok, però l'esagerazione non va bene. Quindi il momento panico è stato quando ho dovuto sistemare salotto e lo studio mio e di Nello. E concludo con la frase del mese. Al momento relax. Niente momento relax a novembre, non c'è stato, non lo so dire. La frase me la sono segnata anche questo mese, perché non la sarei mai ricordata a memoria, sarebbe stato più carino recitarla, ma ve la leggo. Fra due persone la cosa più importante è parlare, che sia amore, che sia amicizia, in qualunque tipo di rapporto, se non parliamo non sappiamo, non capiamo e non possiamo trovare una soluzione. Questa è la frase del mese. Il video è terminato. Ah, un'altra cosa del mese, che non so in che categoria metterla, ma ve la dico lo stesso, è l'applicazione che hanno tutti i telefoni dove c'è scritto Memo. Questo mese l'ho sfruttata tantissimo per segnare l'appuntamento del dentista, una cosa, un'altra, magari anche qualche video, qualcosa che mi veniva in mente, insomma, per
mi ha salvato quel memo sul telefono, oltre al mio fidato quadernino dove ci scrivo tutte le cose, insomma, che i prodotti che vi ho fatto vedere, che vi devo far vedere, molte cose non le scrivo neanche, però insomma mi dà una grande mano. E niente, il video è terminato, mando un bacio grande a Mena, passate a trovarla, vi ricordo che i link sono qua sotto giù nell'info box, vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio gigantesco, ciao e alla prossima!